Samuele Porro, grandissima prova qui alla Valcavelina Superbike. L'anno scorso avevi già fatto secondo, quest'anno sei stato perfetto. Sì, quest'anno è andato tutto bene rispetto all'anno scorso. Diciamo, l'anno scorso ho avuto un po' di fortuna, c'erano stati degli avversari un po' più in forma di me che avevano avuto dei problemi. Quest'anno l'ho preparata benissimo questa gara, ero proprio motivato, sapevo di poter far bene, non mi aspettavo di poter vincere, mi aspettavo una lotta per il podio, ma è stata veramente una giornata magica, la gamba girava come volevo e mi sono divertito un sacco. Magica perché sei stato uno tra i più forti in salita, nettamente il più forte in discesa, perfetto in tutte le fasi di gara. Sì, io non sono mai uno che va all'attacco, diciamo, infatti in salita ho gestito, ho visto che stavo bene. Quando riesco a scollinare con i più forti la prima, la seconda salita, vuol dire che sto bene. E niente, sapevo di poter fare, diciamo, una piccola differenza in discesa, sono riuscito ad andare via. E sul finale ho dato tutto finché ho guadagnato un buon margine per chiudere la gara con tranquillità. Dedica per questa tua prova a chi va? Le dediche sono tante, passano dai genitori, dalla famiglia, dagli amici, tutti quelli che mi sopportano, perché comunque preparare certi avvenimenti è veramente pesante anche a livello fisico e mentale. E la squadra sicuramente che mi supporta, mi trovo benissimo in questa squadra, il terzo anno che sto facendo con loro e vediamo sempre un lento miglioramento, quindi è un binomio che va veramente bene. Li ringrazio tutti e speriamo di andare avanti e di onorare questa maglia. Daniela Veronesi, una gara durissima, una vittoria bellissima e il titolo Italiano Marathon, raccontaci com'è andata. Sì, è il terzo titolo italiano in marathon, è il numero perfetto. È stata una gara veramente molto dura e molto tosta. Sapevo che dovevo tenere duro fino alla salita lunga e stare lì con l'Elena e poi sfruttare le mie doti in discesa. E così ho fatto e ho cominciato, diciamo, ad andare forte, a mollare la bicicletta e gli ultimi 5 chilometri ho capito, insomma, che ce l'avevo fatta. Qual è stato, se c'è stato, il momento più difficile di questa lunga cavalcata? Ma il momento difficile è stata la salita lunga, anche perché io avevo la monocorona, però le soluzioni di Leonardi Factory è stata veramente eccezionale. Mi ha fornito una corona ovale e più una guarnitura speciale che mi ha aiutato tantissimo nella scesa della salita lunga. Per concludere, la dedica per questo terzo tricolore a chi va? A tutti quelli che hanno creduto in me, i miei amici, a tutti, grazie.